Mi chiamo Cristina e ho 37 anni. Soffro di una malattia del tessuto connettivo e di neuropatia. Mi impedisce di fare cose quotidiane che fa una mamma, che fa una donna, che fa una ragazza della mia età, e quindi dal guidare la macchina, perché a giorni sì, a giorni no, dipende da come stanno le gambe e le braccia, al seguire mio figlio che ha 5 anni in tutto il suo percorso di crescita e di attività, al fare le cose quotidiane di casa, il mangiare, tutto quello che è la quotidianità, al lavorare, che non lavoro più da 6 anni. Non conoscevo l'esistenza di centri di terapia del dolore, proprio zero, non lo sapevo. Ho cominciato a stare male nel 2012. Più di un medico mi ha consigliato di prendere altri percorsi, perché probabilmente era qualcosa che io immaginavo e sentivo, perché a seconda degli esami che mi facevano, loro ritenevano che io non potessi avere il dolore che dicevo di sentire. In questo momento porto uno stimolatore midollare che mi hanno impiantato qui al Niguarda, poiché le terapie farmacologiche non funzionavano. La testimonianza di Cristina rappresenta un esempio di dolore e malattia. È un esempio di malattia degenerativa come la connettivite o come altre forme di patologia che alterano nel tempo tutti i meccanismi di conduzione del sistema nervoso centrale, quindi di conduzione e di percezione da parte del dolore. Spesso di difficile diagnosi e controllo perché in apparenza gli esami strumentali non evidenziano il danno e il disagio riferito dai malati, sia in termini di dolore, di intensità, ma anche di qualità. Quindi vuol dire che il tipo di patologia trasforma nel tempo la plasticità di conduzione del sistema nervoso centrale, quindi diventa un'altra cosa. È chiaro che non esiste un farmaco che può essere soddisfacente, scevro di effetti collaterali per tutte le problematiche. Quindi è evidente che per aiutare queste persone, questi malati, è necessario lavorare in modo multidisciplinare e multispecialistico, ma anche con trattamenti multimodali. Trattamenti vuol dire cercare di garantire la migliore vita possibile senza effetti collaterali. Nel caso della testimonianza, la tecnologia è quella che fa la differenza, perché consente, tramite sistemi di interferenza col sistema nervoso centrale di percezione, cosiddetti pacemaker del dolore, di aiutare, oltre che il controllo del dolore, anche migliorare la funzionalità dei soggetti. Il caso appena visto era una persona che faceva fatica a camminare, che faceva fatica ad articolare gli arti superiori. Quindi non è solo una terapia del dolore finalizzata al controllo del dolore, ma a migliorare proprio la funzione. La tecnologia gioca un ruolo importante, chiave, nell'affrontare tutti i trattamenti di dolori complessi, quelli che anche vengono definiti dolore e malattia, cioè dove la causa iniziale in apparenza non giustifica tutta una serie di manifestazioni che impattano, oltre che il dolore, tutta la qualità di vita dei soggetti.